Benvenuti nell'angolo del backyard. Quest'oggi vi voglio regalare un paio di chicche inerenti a un taglio dei più classici che abbiamo in cucina, il petto di pollo. Il primo, come distinguere un petto di pollo fresco da uno un po' meno fresco? Fattore fondamentale è la lucentezza, soprattutto nella parte esteriore. Se un petto di pollo è bello lucente, indica che comunque è stato conservato e soprattutto macellato non da molti giorni. L'altro segreto è come tagliarlo. Allora, all'interno troveremo due ossicini che sono legati alla parte della cartilagine centrale. Ecco, è molto semplice, col coltello seguite la linea a destra e a sinistra, tagliata in maniera longitudinale, asportate quindi i due ossicini, la parte della cartilagine e il petto di pollo è pronto. Ultima chicca, togliere i filetti all'interno, perché sono la parte più morbida, e magari utilizzarli per delle cotture più delicate.